E se la nebbia non sarà d'accordo, riporremo la domanda là dove l'abbiamo presa, ovvero in uno di quei dialoghi di quegli stupendi film in bianco e nero degli anni 30 e 40, dove furoreggiavano le cattiverie di Bette Davis e il vittimismo furioso di John Crawford, che con la voce di quel genio di Tina Lattanzi seminavano giù in platea sillabe flautate di frasi come «Jason, Jason, mi daresti una mano?». Credo che i doppiaggi di Tina Lattanzi siano da tutelare come un tesoro classico, come la Venere di Milo, perché sia solo lei a far ripetere alla signora Miniver, finché quei film esisteranno nel tempo, «Soms, non ti sembra di sentire come un sussurro?». Grande, magica, adesso no, sto scherzando, io non so rifarla, però lei è meravigliosa, insostituibile Tina Lattanzi. C'è un libro, una specie di doppia biografia, che in Italia non è ancora stato tradotto, che riporta quello che si sono dette, più o meno direttamente, John Crawford e Bette Davis. Vorrei citarvi una sola di quelle delicatezze che le due star si sono scambiate, ma mi dicono che non è il caso di farlo in pubblico. Peccato però, non ci resta che tendere agguati, i soliti agguati notturni ai film in bianco e nero delle divine e guardarle mentre si aggirano e rigirano come pantere al mattatoio in quegli stupendi personaggi femminili scritti per loro da alcuni uomini, forse davanti a uno specchio. Oh, hai capito? Sì, finito, chiuso, arrivederci, va bene, ci vediamo domani, ciao!